Buongiorno, buongiorno e ben collegati a tutti gli amanti delle due ruote dal circuito olandese di Assen per il tradizionale appuntamento con il motomondiale. La tensione è palpabile, meccanici e ingegneri sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli tecnici prima dell'inizio di questa sessione ufficiale. Al momento piove copiosamente sul circuito e, se devo essere sincero, ho come il presentimento che quest'acqua ci terrà compagnia per tutta la sessione. Ciao ragazzi, siamo arrivati ad Assen per la terza gara di campionato delle Rookies Cup. Meteo decisamente bruttissimo, infatti c'è la pioggia. Siamo nelle FP1. Adesso andiamo a caricare il nostro assetto. Fatto è un assetto da asciutto, l'ultimo che ho fatto al Mugello. Iniziamo a girare un pochettino e poi pian piano iniziamo a fare delle regolazioni anche per il bagnato. Ok, quindi senza perdere tempo scendiamo subito in pista per questo FP1. Nel box i meccanici stanno preparando la moto, il pilota sembra molto determinato, staremo a vedere se migliorerà il suo tempo. Grande, grande giro ragazzi. Prima posizione per il momento in 2.05.518. Ho avuto difficoltà il turno intanto da FP1. Mancano 10 secondi al termine, ho avuto parecchie difficoltà, ma finalmente sono riuscito a trovare un buon setup sul bagnato, almeno in questo primo turno. Sono riuscito a fare un buon tempo. Adesso tra poco andiamo nell'FP2 e vediamo cosa riusciamo a fare. Ecco i risultati delle FP1, circa un decimo, andati molto bene, ho recuperato tutto proprio negli ultimi minuti, ho modificato ancora un po' i rapporti del cambio e sono riuscito a recuperare un bel po' di tempo. Per il momento sul bagnato va bene così, sono molto contento. Gli ultimi ritocchini a tutta il casco ed è pronto a salire in moto.
Abbiamo visto i meccanici parecchio attivi negli ultimi minuti. Vediamo se ci sarà un riscontro in pista. Sembra che per il momento non abbia bisogno di ulteriori conferme. Probabilmente ora analizzerà gli ultimi giri con il suo ingegnere di pista e decideranno cosa fare. Bene ragazzi, ultimi secondi di questa sessione. Abbiamo migliorato, anche gli altri si sono migliorati. Siamo sempre primi a 3 decimi anche dal secondo. Il libero è concluso, diamo un rapido sguardo alla schermata dei risultati e vediamo chi sono i piloti che hanno fatto segnare i migliori tempi sul giro. Buongiorno, buongiorno a tutti gli appassionati della MotoGP. Siamo in attesa dell'inizio della terza sessione di libere del weekend. Per i piloti è un'altra occasione di fare esperimenti sull'assetto prima delle sessioni di qualifica. Allora, siamo anche alla fine delle terze prove libere. Abbiamo un secondo ed otto su Fallon, che è in seconda posizione. Più la pista si va ad asciugare, più miglioriamo rispetto agli altri. Quindi se la gara è in queste condizioni, siamo messi bene. Se sarà sull'asciutto, penso che loro andranno ancora a migliorare. Posso migliorare anche io, ma vediamo e aspettiamo la qualifica. Già un gran movimento all'interno del box e tra pochi minuti la direzione gara aprirà il tradizionale turno di qualifica. Chiude qui il turno di qualifica per l'assegnazione della pole. I risultati che vedete in questo momento non solo ci mostrano la composizione della griglia di partenza, ma ci danno anche un'idea di quelli che saranno i valori in pista nella gara di domani. Ancora un ottimo tempo ragazzi, prima posizione, e adesso andiamo in gara. Buongiorno, buongiorno da Assen e bentrovati a tutti gli appassionati che si sono collegati con noi per seguire il Gran Premio d'Olanda. Le previsioni meteo sono assolutamente rassicuranti e dicono che avremo sole per tutta la durata della corsa. Ok, andiamo in pista. Dopo il warm up in condizioni di asciutto, l'IA è migliorata parecchio, avvicinandosi molto al mio tempo sull'asciutto.
quindi penso e spero ci sarà una bella battaglia davanti e speriamo di non sbagliare la partenza. Mancano solo pochi istanti all'inizio del Gran Premio. Assen, l'università delle due ruote, è pronta, ancora una volta, a mettere tutti alla prova. Ah, discreta partenza. Il gruppone qui. Mamma mia, quante cadute. Ci siamo salvati per miracolo. Brutta partenza e siamo finiti di nuovo nel gruppone. Vai che qua usciamo più forte. Possiamo attaccare all'esterno. Largo. All'esterno, grande sorpasso. Oh, e qua vado lungo. Devo rialzare la moto, altrimenti cado. Devo cedere la posizione, come ho fatto. Oh, si buttano dentro. Mamma mia, quante battaglie. Qua cerchiamo l'incrocio.
condizioni di bagnato in tutte le prove libere ci avevano dato delle sensazioni sbagliate qui fuori. Dobbiamo rimanere dietro, facendoci credere che sarebbe stata una gara facile, ma non è così. Forse siamo noi molto più forti sul bagnato. Ci proviamo qua. Mamma mia. Non dobbiamo rischiare però. Dai che qua usciamo più forte, prendiamo la scia. Caduto Huertas. Mamma mia, sul cordolo. Per poco non perdevamo la ruota posteriore, scivolando sul cordolo. Dai, con più accelerazione qua, cattivo. Ci prendiamo la posizione. Qui abbiamo sbagliato i rapporti del cambio. Troppo corta la sesta, non ci permette di avvicinarci qui. Oh, lunghissimo il pilota dietro. Per poco non ci prendeva in pieno. Mamma mia ragazzi, che lotta. Quale dobbiamo approfittare? Se riusciamo almeno altre due posizioni, possiamo guadagnarle. Guardate che accelerazione. Thank you.
grande all'interno. Ultimo giro, cerchiamo di recuperare quante più posizioni è possibile. Grande all'esterno, sfruttiamo tutta l'accelerazione. Ah, errore all'ultima staccata. Mamma mia, che lotta! Che duelli! Il classico giro d'onore. Andiamo a vedere la quinta posizione finale. Come dicevo prima, sul bagnato avevamo ottime sensazioni ed eravamo molto veloci, mentre poi gli avversari sull'asciutto si sono ripresi benissimo. Partivamo dalla pole e concludiamo in quinta posizione. Può essere un risultato deludente, ma per me va bene così. Quindi ragazzi, grazie per aver visto questa gara e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ottimo lavoro, questi risultati lo dimostrano. Il prossimo passo è arrivare a lottare per le posizioni che contano. E la direzione presa sembra quella giusta.